Il pedagogista e coordinatore ambulatorio antibullismo dell'ASP di Ragusa, dottor Giuseppe Raffa, questa settimana nella consueta chiacchierata radiofonica con il nostro direttore per Giunta ci fa conoscere il significato dell'asterisco di genere messo alla fine della parola maschile o femminile ed utilizzato per le comunicazioni interne ed esterne del liceo classico Cavour di Torino. La riflessione del dottor Raffa, che ascolteremo tra pochi secondi, ci deve far riflettere davvero e soprattutto deve far riflettere i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli studenti, insomma il mondo scolastico dei nostri tempi. Ascoltiamo. Dottor Giuseppe Raffa, concentriamo oggi la nostra chiacchierata domenicale radiofonica riflettendo su anoressia e bulimia giovanile, un serio problema che si è incentivato con la pandemia. Dottore Raffa. Rifiutare il cibo, nasconderlo, sputarlo, abbuffarsi e vomitare per controllare il peso. Con la pandemia e disturbi del comportamento alimentare, perché è di questo che sto parlando, sono esplosi, colpendo ragazzi di età sempre minore sotto i 14 anni nel 90% di sesso femminile, ma i centri con cui dell'aiuto nel territorio sono carenti e ne affanno come mai prima d'ora. La scuola a distanza e la sospensione delle attività sportive e sociali hanno impedito il confronto tra pari e la ricerca di riconoscimento esteriore, spingendo chi aveva una bassa autostima a soddisfare il bisogno di sentirsi capaci e di placare l'ansia attraverso il dominio del proprio corpo. Negli ultimi 2 anni, oltre la metà degli 8 posti letto di psichiatria sono occupati da adolescenti con anoressia e bulimia. Prima del Covid erano al massimo 2. In Italia si stima siano circa 3 milioni le persone alle prese con disturbi del comportamento alimentare. La diagnosi principale sono anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbi da binge eating. Non sono un capriccio, ma una malattia seria, complessa, che richiede un intervento multidisciplinare con psichiatra, psicoterapeuta, pedagogista e nutrizionista. Serve la residenza riabilitativa. Purtroppo in Italia ce ne sono pochi. I disturbi alimentari sono multifattoriali. Alla base ci sono la predisposizione genetica al perfezionismo, al pensiero ossessivo, relazioni familiari trascurate, le difficoltà del genitore di essere una guida, la presa in giro da parte di amici e parenti sulla forma e il peso corporeo, una scarsa rete di coetanei su cui contare, modelli mediatici di magrezza e disponibilità di junk food ovunque. La metà dei casi guarisce, un altro 25% recupera una buona qualità della vita, ma dei stimoli residui, come il controllo alimentare, abbuffate sporadiche, l'esigenza di programmare in anticipo l'uscita al ristorante per restringere le calorie nei pasti precedenti. Si consiglia di proseguire nel tempo il follow-up psicologico, perché c'è il rischio di recidiva, soprattutto in età avanzata, dopo un trauma, un lutto, una grande delusione, un divorzio. Che cosa fare se si ha un figlio con disturbi dell'alimentazione? Beh, bisogna innanzitutto restare calmi, poi essere fiduciosi, quindi fermi e decisi, e naturalmente mostrare compassione. Ringrazio il dottor Giuseppe Raffa, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.